Bentornato nel mio canale YouTube, vi auguro una buona giornata con tante attività divertenti, in bocca al lupo e buon divertimento con i vostri cari. Oggi è martedì 20 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Sagittario, lavoro in primo piano, non male di martedì, anche per persone eclettiche e passionali come voi, porre il lavoro in primo piano, doppiamente oggi, con ben quattro astri nella vostra sesta casa, oltre a Venere e Urano che già vi abitavano, in giornata vi si aggiungono anche il Sole e Mercurio, un peso notevole di energie, tutte concentrate sul verbo fare. Peccato che il solito Nettuno dispettoso vi impedisca di ottenere i risultati eccellenti che il vostro zelo si meriterebbe. Avete idee geniali, empatia col pubblico, buon gusto. Eppure qualcosa di sbagliato anche oggi si viene a frapporre tra voi e il successo, creandovi inutili complicazioni. Stesso discorso anche sul piano fisico, state bene ma non benissimo, perché un piccolo fastidio, nulla di grave, ma insistente, riporta di frequente l'attenzione su quel punto, impedendole di concentrarsi dove sarebbe più necessario. Incontri con persone giovani che sarebbe meglio evitare, sarà meglio non riporre troppa fiducia in loro e essere attenti e vigili. Un giovane che ha nei modi molta arroganza ed egoismo, una persona che cerca solo la fisicità in un rapporto, che non desidera impegnarsi seriamente. Delle persone intorno a voi spettegolano alle vostre spalle e non sono per niente sincere. Incertezze e una piccola battuta d'arresto riguardo il lavoro. Vi sembrerà che nonostante l'impegno profuso tardate a raccogliere i frutti dello stesso. Discussioni in famiglia. Se speravate nell'aiuto di una persona a voi cara, oggi non contateci troppo. Se vi sembrerà latitante non datevi pensiero, è solo che ha i suoi problemi e spesso dimentica quelli delle persone care. Il profumo dovrebbe essere il mistero che avvolge la vostra personalità, aiutatevi con il trucco. Un buon fondotinta, un rossetto magnetico e uno smalto brillante potrebbero accompagnare un profumo che descriva la vostra personalità. Fai attenzione agli improvvisi sbalzi di temperatura. Copriti bene contro il freddo. Potrai decidere di traslocare. Cambiamenti positivi nel domestico. Possibili equivoci e malintesi. Energie basse. Sii cauto nelle questioni legali. Proverai un senso di ribellione. Non trascurare la salute. Le ottime ragioni che avete vanno sicuramente fatte valere, ma nel modo giusto, non mettetevi a polemizzare, riaffermatele e basta, qualunque siano. La giornata di oggi si prospetta con molti nei e contrattempi, meglio non insistere troppo nel cercare di affermare le proprie idee e di farsi le proprie ragioni. Chi lavora in ufficio faccia particolare attenzione al capo ufficio. Oggi ci vuole davvero poco per mandarlo fuori dai gangheri e potrebbe essere molto severo oltre che molto cattivo. Oggi il vostro partner vi potrebbe sorprendere con un regalo inaspettato. Cercate di evitare di pensare che debba farsi perdonare qualcosa, forse è solo un modo nuovo per dirvi che vi ama. Potrete esercitare il vostro fascino praticamente in ogni occasione. Forma fisica smagliante ed eccellente lucidità mentale vi permetteranno di conseguire ottimi risultati nel lavoro. Ci sono in giro numerose opportunità che aspettano solo di essere colte al volo. Teatro dei transiti odierni contraddistinto da alti e bassi. Venere e Nettuno in angolo disarmonico possono ostacolarvi. In compenso però Giove e Saturno sono belli con Mercurio e ancora il Sole a spalleggiarvi dall'amico Ariete, anche se la fatica si fa sentire. Restate carichi e pieni di buone intenzioni. Cercate chiarimenti con una persona Scorpione o Leone. Per quanto riguarda il lavoro, ogni tanto fermatevi e riposate. Il segno del Sagittario ha voglia di superare i problemi anche se le restrizioni di questo periodo possono mettere alla prova a livello psicologico. Questo segno, del resto, vive di esperienze, viaggi, relazioni e martedì e mercoledì saranno giornate migliori. Se volete andare a favore delle persone che vi sono intorno, allora dovrete nettamente cambiare atteggiamento e non potrete semplicemente parlare a loro vantaggio, poiché non sarebbe sufficiente. Avete infatti dimenticato come funziona quando si aiuta qualcuno, in modo incondizionato e senza attendersi altro. Le parole talvolta non sono sufficienti ad apportare una rivoluzione. La Luna, signora del martedì, oggi non fa testo, nel senso che non vi guarda nemmeno. A complicarvi un po' la giornata Nettuno caotico e nebuloso,
ma soprattutto la consapevolezza di dover salutare anche quest'anno due buoni amici, il Sole e Mercurio, finora in segno di fuoco come il vostro, che però proprio in giornata cambiano di segno andando a raggiungere Venere e Urano nella vostra sesta casa, la staccano vista. Certo, non si parlerà solo di salute, ma anche di lavoro, argomento a voi gradito, e soprattutto di animali ed ecologia, il vostro preferito. A proposito, segnatevi questa data sul calendario: se ancora in casa vostra non c'è un quattro zampe, è ora di aprirgli la porta, soprattutto quella del cuore. Amore ed Eros, ai vostri bimbi il randagino che avete recuperato in un parcheggio tremante sul ciglio di una strada, sarà il dono più bello di tutti. C'è però da mettere subito una cosa in chiaro: è un animale vivo, una creatura che ha bisogno di cure e amore, non un peluche da strapazzare. Dovranno occuparsene, ma le decisioni e gli ordini ovviamente sarete voi ad impartirli. Il piccolino vi guarda e dai suoi occhi si evince che ha capito tutto. Voi sarete il suo faro, il punto di riferimento, ma con i vostri bambini giocherà sempre tanto volentieri. Se qualcuno in famiglia non è contento di questo nuovo venuto, non servirà a cercare agli indovinelli per capire di chi si tratta: della suocera, perché bisbetica per natura, la colf perché avrà molto più da pulire. Oggi vi sentite piuttosto nervosi e con poca voglia di parlare con il genere umano. Nemmeno il partner riesce a garantirvi un po' di serenità. Meglio lasciar correre e aspettare domani. Marte potrebbe questa giornata farvi fare qualche passo, tirandovi tiri mancini, con l'esplodere di un'insolita, per voi, e incontrollata, emotività. Potrete avvertire piccoli momenti di nervosismo e difficoltà di comunicazione con la vostra dolce metà. Cercate di direzionare e sfruttare questa parte di voi stessi che vi caratterizza. Non vi date insomma pensiero e lasciate che la vostra solida affettività vi riunisca appassionatamente. Se siete single e i vostri incontri avvengono oggi, questi saranno contraddistinti da una vena di passionalità e di Eros notevole. Gli astri consigliano di aggiungervi tenerezza e una nota di poesia, così la possibilità di sedurre totalmente chi vorrete sarà assicurata. Lavoro e denaro, clou della giornata naturale di martedì, con tutta la settimana da impostare, ma anche qualche cambiamento fondamentale da apportare e chissà come verrà accolto da colleghi o dipendenti. Qualcuno come sempre avrà da ridire, anche solo per partito preso, ma il grosso dello staff che vi stima e apprezza le vostre idee innovative approverà anche stavolta. Stipendio ancora bloccato, ma con prospettive di crescita per tutti, dalla base ai vertici. La disuguaglianza non potrebbe abitare nel vostro segno, il più generoso, idealista ed equo dello zodiaco, assomigliate tanto a Don Chisciotte. Non dovete temere di mettervi in gioco. Siete pieni di entusiasmo e voglia di fare. Liberate le vostre capacità. Arrivate a concludere in ufficio gli impegni che avete accumulato nei giorni precedenti con sveltezza ed energia. Saturno, in transito felice per il vostro segno e se siete nati nella seconda decade, è il carburante di una velocità lavorativa che è degna di un ciclista spericolato. Se oggi dovete concludere contratti, fatelo in mattinata. Benessere, salute al centro della scena, la vostra e quella dei vostri cari, quattro zampe incluso, in primis ma non solo. Se prima non l'avevate ancora ben compreso, la pandemia vi ha insegnato che dalla salute del singolo dipende quella della società e viceversa. Tra voi e gli altri esiste una stretta rete di interdipendenza, perciò anche i minimi dettagli, come la mascherina, il gel e il distanziamento, le buone abitudini vanno sempre sorvegliate mantenendo alta la guardia. Basta un'inezia per mandare a monte un meccanismo che funziona perfettamente, ma anche un piccolo sforzo per migliorare una situazione attualmente precaria. La medicina raccomandata non è un antibiotico, ma la consapevolezza e il rispetto degli altri. Se riuscite ad andare ad un corso di yoga dolce o seguire un corso di meditazione, questi potrebbero aiutarvi ad esplorare alcune emozioni inespresse che forse non sapete nemmeno che ci sono, ma che dovrebbero venire alla luce. Per lei, ogni volta che leggete una notizia riguardo a sversamenti tossici, inquinamento e altro, sentite la collera montarvi nella testa, come un'onda rossa e fuori controllo. Non è bastata la pandemia a far capire all'uomo che ha sbagliato tutto? Per lui, no, non siete fanatici della salute, come qualcuno sostiene. Vero, per l'alimentazione spendete parecchio, tutto rigorosamente bio e a chilometro zero,
Ma i costi aggiuntivi di oggi li risparmierete domani in medicine, giusto il proverbio della nonna che più spende, meno spende. Colore delle emozioni, verde oliva. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno, sentimenti, 7. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 8. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.